è stato un percorso di alti e bassi, non sono praticamente la stessa persona. Una delle scelte, no, sbagliate, però ho scelto la persona sbagliata. E poi alla fine quella che ci ha smenato ovviamente sono soltanto io. Che il tuo fisico ti parla, dobbiamo soltanto imparare ad ascoltarlo. Buongiorno o buonasera, bentornati sul mio canale. Oggi faccio questo video speciale, era da un sacco che ce l'avevo in mente, ma dovevo trovare il momento giusto, raccogliere tutte le informazioni, perché dobbiamo proprio partire da tanti anni fa. Questo sarà un video sulla mia trasformazione fisica e mentale da 6 anni a questa parte, ovvero da quando ho incominciato ad andare in palestra, da quando mi sono affacciata a questo mondo, quando ho scoperto che era la mia passione, fino ad oggi. Vi dico già, piccola premessa, è stato un percorso di alti e bassi. Ho avuto periodi più difficili anch'io, di poca motivazione, fissazioni, e quindi faccio anche questo video per farvi vedere che ognuno di noi ha il suo percorso. L'importante è poi rendersi conto se quello che stiamo facendo ci rende felici, ci fa stare bene, oppure dobbiamo cambiare strada e intraprenderne un'altra per raggiungere il nostro equilibrio e benessere, sia dal punto di vista fisico che soprattutto mentale. A questo punto direi di incominciare subito e partiamo da quando ero piccolina, andavo ancora alle superiori e appunto mi ero appena iscritta in palestra. A quel punto io avevo appena compiuto 18 anni, ero in quarta superiore e avevo appena aperto in zona da me una nuova palestra ed era la McFit, quella che vedete tutt'oggi ancora nei miei video. Sì ragazzi, io ho iniziato lì e vado ancora lì, cioè sono proprio una delle clienti forse più fedeli. Quindi entro in palestra piccolina, ero una ragazza di 1,55 per 42 kg forse. Voi dovete sapere che di costituzione io sono davvero magrissima, questo diciamo che mi ha causato non dei problemi, però molto spesso non mi sentivo a mio agio perché sembravo sempre più piccola. Io e mia sorella ci scambiavano sempre per gemelle e io ogni volta devo dire no, sono io la più grande, e la gente: ah, ma sembri tu la più piccola. Quindi dopo parecchi anni a sentire sempre le stesse cose era diventato un po' un peso, e quindi entro in palestra soprattutto con il desiderio di cambiare, diventare un pochettino più muscolosa, diventare un po' più forte e soprattutto mettere su un pochettino di forme, perché davvero ero una tavola da surf sia davanti che dietro. A quel punto io vado, diciamo che non avevo nessun tipo di base, vedevo un pochettino quello che facevano gli altri, poi diciamo che di ragazze che si allenavano ai tempi non ce n'erano tantissime, perché stiamo parlando di 6 anni fa, mi ricordavo che mi allenavo 3 volte a settimana, facevo soltanto gambe e glutei, ma con esercizi tipo slanci, squat con le kettlebell. Poi mio amico un giorno mi fa: Lisa, guarda, andiamo in palestra insieme che ti insegno un po' di cose. Anche perché nella mia palestra c'era la sala pesi separata dalla sala con tutte le macchine, no? In sala pesi mi ricordo che c'erano soltanto uomini grossissimi e io ero molto a disagio. Quindi ragazze, quando a volte mi dite che non vi sentite a vostro agio in palestra, vi capisco. Però poi diciamo che col tempo mi sono resa conto che era più una fissazione mia e a nessuno gliene fregava niente di quello che stavo facendo. E questo mio amico ai tempi mi ha insegnato, diciamo, le basi per fare gli esercizi fondamentali, quindi come utilizzare il bilanciere, quanto caricare, e da lì quindi ho incominciato un pochettino di più ad allenarmi in stile bodybuilding. Poi mi ricordo che ho fatto l'animatrice in estate per 2 mesi, quindi la palestra non sapevo neanche cosa fosse, e poi a settembre sono ritornata ed ero in quinta superiore. Quell'anno lì è stato un pochettino difficile, nel senso che mi ero resa conto prima di tutto che la palestra, quell'allenamento era diventata la mia passione, e quindi mi impegnavo tantissimo, mi allenavo tanto, ma a quei tempi diciamo che c'era anche tanta disinformazione e c'era il bodybuilding. Quindi se ti allenavi in palestra dovevi fare la dieta con riso, pollo e broccoli, allenarti in un certo modo e avere degli schemi molto rigidi, cioè la tua vita doveva girare attorno all'allenamento. Poi diciamo che la palestra che frequentavo era piena di bodybuilder, ho iniziato a seguire anche queste persone sui social e da lì mi sono arrivate un sacco di fisse. Io ve lo dico, non ho mai avuto fortunatamente problemi
alimentari, però ovviamente ho fatto anch'io diete restrittive. Mi ricordo che ho iniziato a mangiare sempre meno, a mangiare sempre le stesse cose, avevo praticamente azzerato i grassi, questo soltanto perché volevo diventare come le bikini che vedevo su Instagram. Fortunatamente questo periodo è durato poco, adesso vi lascio qua qualche foto, ma non sono praticamente la stessa persona, e piano piano poi sono riuscita a riprendermi, capire che non era la strada giusta, e poi con l'estate la situazione comunque è andata sempre più migliorando. Finite le superiori, io ho iniziato a lavorare, ho fatto la gelataia perché volevo recuperare qualche soldo, perché io volevo saperne di più dell'allenamento, della palestra, volevo proprio cambiare il mio fisico, raggiungere i miei obiettivi. Ero davvero motivata, e soltanto che vedevo che da sola continuavo a fare sbagli, o comunque ero in stallo, non riuscivo a costruire massa, non sapevo bene cosa dovevo mangiare, e quindi ho preso un personal trainer che avevo deciso appunto di pagarmi da sola. Una delle scelte forse non sbagliate, però ho scelto la persona sbagliata, perché mi ricordo che mi aveva messo a dieta da frigo con 4 alimenti in croce, allenamenti da 1 ora e mezza molto tosti, e quindi io mi sono ritrovata ancora più dimagrita, con 0 energie, problemi con il ciclo, perché ragazze lo sappiamo che se ci stressiamo troppo è la prima cosa che salta. Quindi sono durata 2 mesi, ho detto no, ok, tu per me non vai bene. Da lì, dato che ancora non ne sapevo tantissimo, ho deciso di affidarmi ad altri personal trainer. Da quel periodo lì, diciamo quell'anno, ne ho cambiati parecchi, senza trovare mai la persona che andava bene per me. Ho fatto dieta flessibile, dieta con i macros, sì, mi ha insegnato tantissimo su come gestire pasti, come fare rientrare alcune cose, nel senso che non devi per forza mangiare riso e pollo per tutta la tua vita per restare in forma, ma va bene anche concedersi qualche cosa durante la giornata se ne abbiamo voglia. Però diciamo che sempre dal punto di vista allenamento mi sono trovata allenamenti sempre stile bodybuilding, molto pesanti. Poi io ero una che caricava, cioè quindi davvero ero arrivata ad avere delle rigidità muscolari, a non riuscire ad allenarmi, a non avere voglia di allenarmi ed entrare comunque in uno stato di sovrallenamento. Incontro poi finalmente un personal trainer che gli ho detto: prima cosa, io la dieta non la voglio, fammi una bella scheda di allenamento, queste sono le mie richieste. E con lui ho imparato davvero tantissimo, ho iniziato ad avere dei bei risultati dal punto di vista alimentare, ero più tranquilla. Mi ricordo che mangiavo davvero un sacco, però anche lì molte volte mi ricordo che mangiavo se non avevo fame, soltanto perché dovevo finire le calorie, dovevo finire i macros. La mia vita in quel periodo girava attorno all'allenamento, quindi io sapevo quando dovevo allenarmi, i giorni in cui dovevo allenarmi, e da lì io organizzavo tutta la mia vita, tutte le mie uscite. Per me era diventato davvero stressante, perché sì, era la mia passione, ma nello stesso tempo mi stava praticamente distruggendo fisicamente, perché comunque ero molto stanca, e soprattutto mentalmente. Io che sono sempre stata una che amava uscire con gli amici, andare in discoteca, mi ricordo che magari uscivo e ero stanca, quindi di altro campanello d'allarme: Lisa, c'è qualcosa che non va. A quel punto decido di iniziare a studiare, perché alla fine sono dell'idea che nessuno ci conosce meglio che noi stessi, e quindi a quel punto lì mi certifico, faccio l'esame dell'ISTA, imparo un sacco di cose, inizio ad approfondire vari argomenti, anche perché proprio in quel periodo lì lavoravo, ho iniziato ad aprire il canale YouTube. Quindi se tu ci sei da il 2017-2018, fammelo sapere qua sotto nei commenti, voglio vedere se c'è qualcuno che mi segue ancora dei tempi. Ho iniziato da lì a condividere la mia passione, dare consigli. Se andate già a vedere i miei primi video, ecco, sono anche abbastanza imbarazzanti. Mi sentivo anche un po' di responsabilità, perché alla fine quello che dicevo doveva avere una base, cioè di studio, una base scientifica, e non potevo assolutamente dire stupidate, perché comunque c'erano delle persone che mi stavano seguendo, e la mia missione, diciamo, primaria è sempre stata quella di fare buona informazione, aiutare le persone e soprattutto non farle inciampare negli errori che anch'io ho fatto in passato, perché so che cosa vuol dire. Io mi rendo conto di aver perso anche un sacco di tempo ad ascoltare persone che non ne sapevano niente, e poi alla fine quella che ci ha smenato ovviamente sono soltanto io. Poi quindi inizio a seguirmi da sola, facevo un pochettino sempre la dieta perché pesavo tutto, sapevo quello di cui avevo bisogno, ma avevo deciso di cancellare qualsiasi app conta calorie, come ad esempio MyFitnessPal.
e quindi già diciamo che era stato un bel passo in avanti. Anche magari quando mi capitava di andare a mangiare fuori non mi facevo problemi, non facevo digiuni dopo essere uscita, però appunto io senza bilancia in quel periodo non potevo vivere. Dal punto di vista allenamento invece mi allenavo sempre con i pesi in stile bodybuilding. Arriva poi settembre 2019 e diciamo che mi ero iniziata un pochettino non a stufare della palestra, però era un periodo un po' stressante, avevo iniziato l'università, quindi dovevo un attimo organizzarmi e tutto il mio stress, al posto che trasformarlo in energia da sfruttare nell'allenamento, avevo così tante pensieri per la testa che non riuscivo ad allenarmi. Io mi ricordo che proprio andavo in palestra contro voglia, quindi diciamo un periodo di poca motivazione. Questo per dirvi che è normale non essere sempre al 100% e questo periodo diciamo può durare anche mesi e settimane. Quindi ho cercato di trovare nuovi stimoli, infatti ho provato allenamento funzionale, crossfit, che è sempre un po' la mia passione, e anche box. Poi a fine gennaio 2020 parto per l'Erasmus in Spagna. Lì diciamo che una delle prime cose che ho fatto è stata andare a cercare una palestra e mi sono iscritta. Ovviamente volevo godermi l'esperienza al 100%, la mia vita non poteva girare attorno all'allenamento e quindi sono andata praticamente a ridurre i miei allenamenti, mi allenavo 3 volte a settimana, sempre con i pesi, però con un approccio molto più tranquillo. Dieta praticamente zero, mi ricordavo che però avevo un sacco di fame perché le mie giornate erano davvero super piene e altra cosa importante, io a casa non avevo la bilancia. Quindi ho detto: Lisa, questa è un'occasione per te per smettere di usarla. Non credo che sia sbagliato utilizzare, ad esempio, quando devo pesare la pasta anch'io la uso perché sennò mi faccio davvero 850 grammi, però non deve essere vissuta come uno stress e per me era uno stress pesare minuziosamente ogni minima cosa. E quindi ho deciso, arrivata in Spagna, di non comprarla. Poi però, come sapete, scoppia il Covid, torno in Italia, palestre chiuse e quindi io dovevo rivedere completamente tutto il mio allenamento. Io mi sono sempre allenata in palestra, il corpo libero sinceramente non l'avevo mai preso in considerazione, ma tornata qua avevo un tappetino e le bottiglie d'acqua e quindi e le booty band e quindi lì ho incominciato a ingegnarmi, studiare, provare. Mi ricordo che passavo davvero tante ore a studiare nuove metodologie di allenamento e a provare appunto nuovi esercizi tali che siano dinamici, funzionali, efficaci. E in quel periodo lì ho incominciato anche a fare un sacco di dirette su Instagram e ho notato che allenandomi in quel modo ero riuscita anche a mantenere un bel fisico, anche perché avevo perso un pochettino le mie forme femminili. Ho un upper che faccio poca fatica diciamo a sviluppare. Io mi piacevo diciamo soltanto vestita a palestra, poi appena mettevo un vestito sembravo davvero un ometto. Quindi vedendomi anche con un fisico diverso, più asciutto, longilineo e femminile, mi vedevo anche meglio. A quel punto avevo cambiato i miei allenamenti, nel senso che non ero più prettamente bodybuilding. Avevo proprio imparato ad allenarmi soltanto con i pesi liberi, quindi manubrio, bilanciere e utilizzando le macchine magari come esercizi per finisher glutei, come ad esempio l'abductor, qualche volta la lat machine. Però appunto vedevo che il corpo libero, soprattutto per l'upper, e i pesi liberi per upper e lower erano proprio quello che facevano, che faceva per me. E anche avevo iniziato a fare allenamenti in stile crossfit a circuito e mi divertivo un sacco. A febbraio poi del 2021 decido di lanciare la mia piattaforma di allenamento, che è Our Fit Hub, e vi lascio anche qua sotto la possibilità di provare un workout gratis della piattaforma. È un allenamento gambe glutei in stile live, come tutti quelli che appunto trovate in piattaforma, perché vedevo che allenarsi in live su Instagram era davvero una maniera per mantenere le persone motivate, aiutarle, correggerle anche in diretta, perché io mentre facevo gli esercizi davo tutte le tip e poi comunque a me piace allenarmi con la musica, motivare le persone e, come avevo detto prima, cercare di non farle fare gli errori che ho fatto io in passato, in modo tale da avere un percorso diciamo un pochettino più semplice e perdere meno tempo possibile. E anche lì diciamo che la piattaforma è proprio un sunto di quello che sono ora, di come mi alleno ora, quindi un mix di pesi, corpo libero,
funzionale, anche qualcosina di crossfit, perché comunque avendo provato diverse discipline mi hanno arricchita e mi hanno fatto vedere anche diverse realtà. A questo punto sono certa di aver raggiunto il mio equilibrio. La mia vita non gira attorno all'allenamento, l'allenamento fa parte della mia routine, è una mia passione che voglio condividere con voi, voglio cercare di aiutarvi il più possibile nel vostro percorso, ma appunto non è nulla di estremizzato, non è una fissazione e diciamo che ci è voluto tanto tempo, tanti anni, come avete visto, per raggiungere questa pace, diciamo, con me stessa e questo equilibrio, ma ne è valsa la pena. Mi rendo conto di essere una persona completamente diversa, ognuno ha il suo percorso, la strada è lunga per riuscire ad avere risultati, raggiungere i propri obiettivi. Dobbiamo però sempre imparare prima di tutto a godercela, non pretendere troppo da noi stessi e soprattutto in poco tempo, e cercare di togliere tutto quello che è di ostacolo e soprattutto che non ci fa stare tranquilli, ci stressa, ci fa stare male. Se ci rendiamo conto che qualcosa per noi non va bene o la scheda che ci ha fatto il personal trainer non va bene, non siamo obbligati a seguirla. E ricordati che tu ti conosci meglio di qualsiasi altra persona. E la cosa più importante, diciamo il goal più grande per me, è stato imparare ad ascoltarmi, capire che cosa ho davvero bisogno, perché ricordati che il tuo fisico ti parla. Dobbiamo soltanto imparare ad ascoltarlo e fidati che sarai molto più tranquillo, vivrai più serenamente e vedrai che sarai anche in grado di dire ok, adesso mi fermo ma per ripartire più forte di prima. Oppure perché non ho voglia di allenarmi? Forse è il mio fisico che mi sta dicendo che ha bisogno di una pausa? Lo sto stressando troppo? Quindi questa è la mia esperienza, questo è stato il mio percorso. Se vuoi pure dirmi qualcosa su di te, condividere il tuo percorso con me, scrivimelo qua sotto nei commenti perché sono davvero curiosa di conoscerlo. Ti lascio anche tutte le informazioni riguardo la mia piattaforma di allenamento qua sotto, in modo tale che puoi dare un'occhiata. E io continuerò a darti consigli, anzi se vuoi qualcosa anche nello specifico, scrivimi sempre qua sotto nei commenti, che mi piacerebbe fare anche altri video di questo genere. Quindi io ti ringrazio ancora per essere qua e se tutto ciò è piaciuto lascia un bel like, iscriviti al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!